Coronavirus, 730 i casi positivi in Liguria, 60 i decessi. Ricoverato al Gaslini un bimbo di 15 mesi proveniente dalla ASL 4, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Intesa tra un istituto di vigilanza privata e l'ASCOM di Chiavari. Nei prossimi giorni maggiori controlli per garantire la sicurezza dei commercianti che devono mantenere aperta la loro attività. I comuni presenti sul territorio per controllare il rispetto delle ordinanze. Lavagna vieta l'accesso al lungomare. A Sesto Levante procede l'allestimento dei reparti destinati all'emergenza coronavirus. Lo stop delle attività didattiche dovuto al coronavirus mette in difficoltà le cooperative sociali che si occupano dei ragazzi fragili e con disabilità. Fermo il lavoro, viene meno anche il reddito. A Rapallo sospese le attività didattiche, rimane una presenza attiva e vigilante all'interno del liceo da Vigo. Don Federico Pichetto, resto a prendermi cura di questi luoghi che saranno di nuovo abitati. Speciale preghiera del Papa per tutti gli anziani che soffrono questo momento in modo particolare. Nell'omelia a Casa Santa Marta l'invito a non cedere alla superbia e ad essere magnanimi nel perdono. Savona si appresta a celebrare la festa della patrona Nostra Signora della Misericordia. Domani il vescovo Giromarino celebrerà in solitudine nella cripta dell'Apparizione, riaffidando la città a Maria. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Subito l'aggiornamento sui dati fatto in questo pomeriggio nella sala stampa della Regione Liguria. Sono 730 le persone risultate positive ad oggi in Liguria dal coronavirus. Di questi 401 sono ospedalizzati, 96 in più rispetto a ieri, di cui 85 in terapia intensiva. 20 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere della ASL 4, dei quali 6 in terapia intensiva, 6 Levante, 13 nel reparto Covid, sempre a Levante, e una in medicina a Lavagna. Oggi dalla ASL 4 è stato trasferito all'ospedale Gaslini di Genova un bimbo di 15 mesi risultato positivo al coronavirus. Sta bene, ha solo tosse. Le persone decedute ad oggi sono 60, 10 in più della giornata, sono a giornata di oggi. Al Galliere è mancato un uomo di 64 anni, residente nella ASL 4, trasferito a Genova dal pronto soccorso di Lavagna lo scorso 12 marzo, deceduto oggi per insufficienza respiratoria. Cresce anche il numero dei casi di persone in sorveglianza attiva, sono 1706 in tutta la regione, 352 per quanto riguarda l'ambito di competenza della ASL 4. Dicevamo, i dati forniti questo pomeriggio dalla conferenza stampa in Regione Liguria, è stato fatto anche un bilancio dei posti di cura ad oggi disponibili. Sentiamo le parole del presidente Toti. La curva della terapia intensiva è lievemente migliore, cioè abbiamo disponibilità di posti e il nostro potenziamento sta andando nella direzione giusta. In qualche modo abbiamo più bisogno di posti di media intensità che non di alta intensità. Quindi stiamo ovviamente muovendoci per garantire ulteriori posti anche all'intensità non da terapia, per terapia intensiva. Come sapete ci sono strutture che stiamo approntando in queste ore, le ho dette molte volte, la più famosa delle quali sarà la nave che ci verrà consegnata, se non ci sono problemi tecnici dell'ultima ora, giovedì, ed entrerà in funzione la settimana prossima. Questo nell'auspicio e nella speranza che la curva del contagio ovviamente cali nelle prossime giornate, e questo dipenderà, ancora oggi ci arrivano molte segnalazioni di troppe persone che vanno in giro per le strade, che vengono ora in parte. Evidentemente sono persone che hanno titolo per uscire, ma chi non ce l'ha, sappiate che dipende molto da come ci comporteremo, la capacità di tenuta del sistema nelle prossime giornate. Ci aspettiamo ancora delle crescite nei prossimi giorni, non ci stiamo aspettando cali nelle prossime ore, ci aspettiamo però che nei prossimi giorni, piano piano, queste curve che orientano il nostro lavoro di programmazione possano diventare meno rigide e quindi la risposta possa diventare via via più efficace, sia perché aumentano le strutture, sia perché evidentemente diminuisce il contagio. L'ultima cosa su cui voglio aggiornare, stiamo ovviamente recuperando un gap iniziale molto potente sui dispositivi di sicurezza individuali, ne sono arrivate ieri notte alcune, ne arriveranno giovedì altre, ne arriveranno
venerdì e contiamo per la settimana prossima di avere una rete di distribuzione ligure sufficientemente capiente per garantire non solo il fabbisogno ai nostri operatori sanitari, ma anche il fabbisogno alle principali categorie esposte. Aumentano anche il numero delle persone guarite, sono 54, 12 in più rispetto a ieri, sono persone clinicamente guarite ma restano positive e quindi sono a casa. E da lunedì 23 marzo l'ex scuola penitenziaria di Cairo Montenotte sarà attiva come struttura di accoglienza per persone che sono in quarantena o hanno necessità di una dimissione protetta dagli ospedali. Sono 5 piani con 50 stanze a disposizione di altrettanti ospiti, con questa sono 3 le strutture a terra per la gestione dell'emergenza coronavirus con 117 posti per dare sollievo agli ospedali. Le altre 2 strutture attrezzate dalla Protezione Civile sono l'ospedale militare Falcomatà della Spezia con 17 posti e la RSA Liviale Cembrano a Genova con 50 posti. Al fine di evitare possibili situazioni di sovraffollamento nelle sale di attesa, da oggi sarà possibile effettuare gli esami prescritti al centro per rilievi del San Martino di Genova come urgenti dal medico curante solo su prenotazione. Notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. Per prenotare il proprio esame sarà possibile contattare dalle 10 alle 12, da lunedì al venerdì, il seguente numero, lo 010 555 7210. L'orario per accedere al centro prelievi una volta prenotato il proprio esame resta quello attuale, dalle 7.15 alle 10.10. Ogni paziente avrà il proprio orario di prelievo. Non cambia l'organizzazione dei prelievi per i pazienti in età o per i quali è già previsto l'accesso su appuntamento. E da domani il DAS 3 attiva un servizio telefonico dedicato alle neomamme e donne in gravidanza attivo tutta la settimana. L'iniziativa del reparto di ostetricia e ginecologia offre, oltre alla consueta attività di reparto, anche un supporto per chiarire dubbi e fornire indicazioni utili, dalle precauzioni da adottare fino ad un approfondimento sull'allattamento. Il team composto da neonatologi, ginecologi e ostetriche sarà contattabile attraverso i numeri di telefono, tra cui lo 010 8492 479. E veniamo adesso sul nostro territorio. Maggiori controlli per le vie di Chiavari per garantire la sicurezza dei cittadini che comunque, nei rispetti dei limiti di legge, devono muoversi e per i commercianti che devono mantenere aperta la loro attività per pubblica utilità. Grazie ad un'intesa tra un istituto di vigilanza privata e l'ASCOM di Chiavari verranno messi in campo nei prossimi giorni. Intanto il contraccolpo economico per il settore del commercio non sarà piccolo. Sentiamo il presidente di ASCOM. Non essere in azienda, non essere in negozio è una mancanza, una perdita di economicità, di denaro, e per far fronte a pagamenti importanti come l'affitto, come piuttosto lo stipendio dei dipendenti e i fornitori. Quindi è un danno notevole, ma lo stiamo facendo con grande attenzione e con grande dovere sociale. Ricordiamoci di tutto quello che il mondo produttivo locale sta facendo in questa emergenza. Quando questa finirà, il cittadino dovrà ricordarsi di questo e anche in questo caso fare la sua parte. È l'appello che il responsabile dell'ASCOM di Chiavari e Lavagna lancia per il territorio del Tiguglio. Il colpo anche per il mondo del commercio non sarà indolore. La serrata delle attività decisa dal governo è stata rispettata dai commercianti del territorio, con tutte le conseguenze economiche che ha comportato e comporterà. Di contro, anche chi invece rimane aperto nel corso di questo periodo di restrizioni, i rischi e i pericoli non mancano, sia dal punto di vista sanitario, ma anche da quello della pubblica sicurezza. E per quest'ultima parte, l'Associazione dei Commercianti di Chiavari ha firmato un'intesa con una società di vigilanza privata per garantire un presidio nel centro storico cittadino. Un servizio nel centro della città, vicino alle attività commerciali, che non riguarda solo le attività commerciali, ma anche per tutti i cittadini in realtà, che magari passeggiano per la città o che vivono nella città e che magari devono muoversi per qualche necessità di legge e che possono trovarsi in una situazione di preoccupazione trovando questa città così deserta, così vuota. Questa realtà privata naturalmente è in collaborazione strettissima con Polizia, Carabinieri e con i Vigili Urbani e di conseguenza con l'amministrazione comunale, perché è tutto un sistema, diciamo, di interforze che collabora perché non ci siano situazioni che al momento non si sono verificate, ma che potrebbero verificarsi in un contesto così drammaticamente desolante come vediamo in questo momento nella nostra città.
E intanto l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione chiude gli sportelli al pubblico per l'emergenza coronavirus, notizia che troviamo sul sito di ANSA. Dopo il decreto del governo si sospendono così tutti i pagamenti dalla rottamazione alle nuove cartelle. A seguito del decreto Cura Italia l'Agenzia chiude quindi gli sportelli. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione, si legge in una nota, comunica che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo al periodo di sospensione, ovvero il 30 giugno del 2020. Fino al 31 maggio sono sospese le attività di notifica di tutte le cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del presidente Ernesto Maria Ruffini. Un dirigente della Virtus Entella è risultato positivo al coronavirus, lo comunica la stessa società precisando che sono state attivate procedure di isolamento previste dalla normativa, le condizioni dell'uomo sono buone, non ha più febbre e non è stato necessario il ricovero in ospedale. E nessun operatore è autorizzato a entrare in casa per chiedere il tampone, puntualizza la Regione Liguria, mettendo in guardia i cittadini da possibili truffe. La raccomandazione è di non aprire e di segnalare il fatto al 112, all'112. Tra le truffe più diffuse, persone che citofonano chiedendo di salire per eseguire il tampone, persone che chiamano o mandano messaggi vocali chiedendo di prenotare un appuntamento per fare il tampone. Non è assolutamente vero, si tratta appunto di una truffa, come vediamo anche dall'infografica preparata dalla Regione Liguria. Ricordiamo che per gli spostamenti di lavoro o per recarsi a fare la spesa è scaricabile sul sito del governo www.governo.it il nuovo modulo per l'autocertificazione aggiornato alle nuove disposizioni. Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità. Potete trovare anche il modello da scaricare sul nostro sito teleradiopace.com. E sono state quasi 15.000 le persone controllate e 489 quelle denunciate per violazione del decreto Io resto a casa per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il bilancio di una settimana di controlli effettuati dalle forze dell'ordine a Genova e provincia dopo l'entrata in vigore delle restrizioni. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno passato al setaccio anche i locali. Dal 9 marzo sono stati controllati quasi 6.000 locali e per 9 è scattata la denuncia. Dal monitoraggio emerge che nonostante le sanzioni, le campagne informative e il diffondersi del virus, le persone hanno continuato a violare queste disposizioni. Si è passati dai 14 denunciati del 10 marzo ai 144 di ieri, con un aumento esponenziale costante. E il sindaco di Lavagna con un'ordinanza ha vietato l'accesso al lungomare. Ancora troppe le persone che in maniera ingiustificata hanno affollato questo luogo contravvenendo alle disposizioni del decreto governativo. Intanto è stato portato un segno di vicinanza e di preghiera a tutto il personale dell'ospedale di Lavagna, alcune mascherine e occhiali e insieme un'immagine di Nostra Signora del Carmelo. Sentiamo il sindaco. Parcheggi gratuiti in tutta la città, ma divieto di accesso a tutto il lungomare, la Bonia e Durand de la Penne. Sono le due nuove ordinanze firmate dal sindaco di Lavagna in vigore fino al 3 di aprile per integrare le disposizioni di sicurezza in vigore per contenere la diffusione dal coronavirus. Abbiamo ritenuto di dare un segnale forte, la passeggiata adesso resta chiusa, abbiamo anche pensato di chiudere il lungo Entella anche lì per limitare queste forme di socializzazione, però ci sono troppi problemi soprattutto per non consentire l'accesso o a chi svolge un'attività produttiva o per chi risiede. Per cui abbiamo iniziato con questo provvedimento e spesso ripetiamo veramente come un mantra: restate a casa, uscite solo per motivazioni veramente strette e necessarie. Intanto il sindaco ha voluto portare la solidarietà di tutto il comune e di tutto il Tiguglio al personale dell'ospedale di Lavagna, portando in dono un'immagine di Nostra Signora del Carmelo. Abbiamo cercato di fare un gesto che fosse utile sia a noi sia a tutti gli operatori del soccorso, del pronto soccorso. Abbiamo portato un'immagine della Nostra Signora del Carmelo
con sul retro la preghiera che viene rivolta alla Santa Vergine, nel senso che era stata inizialmente rivolta per preservare, così era stato, Lavagna da un'epidemia di peste, e l'intervento appunto della Santa Vergine aveva fatto in modo che Lavagna venisse preservata dallo spargersi di questa epidemia. In questi giorni così difficili arriva il grazie della Proci Varci Liguria alle migliaia di volontari in prima linea nell'emergenza. Normali cittadini, scrive l'associazione, che a migliaia sfidano ogni giorno la paura di un nemico invisibile, rischiando la propria vita e la propria salute per la loro nazione. Il sistema di protezione civile, conclude Proci Varci, con professionalità e competenza sta contribuendo a fronteggiare le conseguenze di questa situazione. E sono una quarantina se si levante le persone in isolamento fiduciario. Per loro e per gli anziani è operativa la rete dei servizi sociali e del volontariato che fornisce assistenza e ascolto. Lo conferma il sindaco. Intanto nell'ospedale Sestrede prosegue l'attività di allestimento dei nuovi reparti che sono stati individuati per la gestione dell'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. Sentiamo il sindaco. Abbiamo cercato di mettere in atto sia dei servizi di supporto alla spesa che dei servizi di sostegno telefonico, di chiacchierata telefonica, di compagnia telefonica. E devo dire che oltre ai nostri servizi sociali, alla macchina comunale, si è attivata una bella rete di volontari e questo è un elemento fondamentale. L'altro aspetto in cui siamo costantemente al lavoro sono i controlli, quindi tutte le forze dell'ordine, nello specifico per il comune, la polizia municipale sta continuando a fare controlli individuali per il rispetto delle reali ragioni di uscita da casa che, come sappiamo, lo ripetiamo ancora una volta, devono essere solo o per lavoro, o per salute o per fare la spesa, e sia anche di controllo degli esercizi commerciali. Negli ultimi 3 giorni sono state controllate individualmente 145 persone ed è stata fatta anche di una persona che non era adempiente a quelle che sono le regole importanti per la nostra salute e per la salute di tutti. Lei ha nel suo comune anche l'ospedale deputato ad accogliere i malati più gravi di coronavirus. Sì, infatti è un ospedale che ha servizio di tutto il territorio, che ha trovato collocazione a Sestre Levante perché c'erano degli spazi liberi importanti a disposizione. È un ospedale che si sta riempiendo sia rispetto ai posti di terapia intensiva che rispetto ai posti del reparto dedicato, ecco. Per cui credo che occorra, ma so che ASL e Regione stanno già facendo riflessioni per estendere anche le possibilità di avere altri posti letto per poter essere pronti ad eventuali picchi, ad eventuali emergenze ancora più stringenti. E il Comune di Chiavari assume una nuova assistente sociale per potenziare l'organico durante l'emergenza sanitaria di questa settimana. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, ha dichiarato il sindaco, è necessario gestire al meglio le emergenze di tipo sociale, offrendo aiuto a distanza per affrontare le problematiche legate alla diffusione del coronavirus e informando i cittadini sui servizi attivabili per le fasce della popolazione più fragile. La neoassunta è Denise Pasquale, classe 92, dal 3 marzo in servizio negli uffici di Piazzale San Francesco. E uno degli aspetti della scuola toccati dalla sospensione delle attività didattiche è quello legato ai lavoratori delle cooperative sociali che seguono i ragazzi disabili e con fragilità per conto dei servizi sociali del comune. Venendo a mancare le ore previste dall'orario, i soci e i dipendenti di queste realtà si trovano di fatto senza lavoro, pur avendo le amministrazioni stanziato a inizio anno una voce di bilancio proprio per questo. Sentiamo. Per i tanti educatori, proprio dipendenti delle cooperative che stanno al fianco di ragazzi disabili e così via, quali sono le difficoltà di questo momento? Il problema principale però è proprio quello di non poter effettuare il nostro lavoro. Noi facciamo un lavoro e ci troviamo a confrontarci direttamente con le persone che hanno bisogno di noi, hanno bisogno. E quindi la nostra difficoltà è proprio quella, anche quando si sente parlare di spostare le ore scolastiche a casa, sì, siamo pronti a farlo, ma sempre in maniera che il nostro lavoro sia in sicurezza. Certo. Non possiamo pensare di andare nelle case dei ragazzi con magari genitori o persone anziane con problematiche anche sanitarie, non legate per forza a questo virus, però
portare noi all'interno di queste case delle difficoltà maggiori. Ecco, quindi, ma se questa situazione dovesse andare avanti, protrarsi nel tempo, che cosa potrebbe accadere, appunto, anche perché sono ore che rischiano di non essere più recuperate? Certo, assolutamente. Noi ci stiamo battendo e io porto proprio la voce dei colleghi, nel senso stiamo cercando di capire com'è possibile fargli riconoscere queste ore, perché comunque diciamo che c'è stato già uno stanziamento da parte dei comuni. Quando un comune inizio anno fa un bilancio e prevede investire 8 ore nel sociale, queste ore vengono già bloccate. Quindi noi quello che stiamo andando a chiedere è che queste ore vengano comunque riconosciute alle cooperative, perché non dimentichiamoci che è vero che noi siamo dipendenti, ma molti di noi sono anche soci di queste cooperative. Certo. E non possiamo pensare che le nostre cooperative investano quella piccola parte, perché è veramente piccola la parte che rimane alla cooperativa, come piccolo polmone di respiro, anche perché poi cosa succede? Quando usciremo, perché non usciremo sicuramente da questa crisi, le cooperative rischieranno di implodere. Quindi quello che stiamo facendo insieme anche alle centrali cooperative e agli altri sindacati confederali, perché comunque è una battaglia che stiamo portando avanti assieme, quindi insieme a CISL e a UIL, ma anche alle due centrali cooperative grosse, è quello di far riconoscere sia i diritti di noi lavoratori, che è la cosa principale, per permetterci anche di lavorare e di continuare a credere in questo lavoro, perché ci crediamo tantissimo, ma anche quello di far riconoscere quella parte economica che servirà poi alle nostre cooperative di continuare ad andare avanti. In questi giorni di sospensione didattica, molte realtà scolastiche del territorio stanno sperimentando le lezioni a distanza. Anche il liceo da Vigo di Rapallo si è da subito attivato per poter raggiungere gli studenti nelle loro abitazioni. All'interno dell'istituto è rimasta una presenza vigilante e operosa che lancia un messaggio di speranza. Sentiamo. Anche a Rapallo, al liceo da Vigo Nicoloso, che ha sede per l'appunto nella città rapallina, a Recco e a Chiavari, e sono giorni difficili, diversi dagli altri. La didattica ha lasciato lo spazio a delle aule vuote, a corridoi che tendenzialmente sono oggetto di corse, rincorse, momenti di lezione, di divertimento e di socializzazione, adesso diventano quasi corridoi fantasma, oggetto di quel processo di sanificazione cui le scuole sono state sottoposte tutte quante, sia i dispositivi in entrata, sia i corridoi, sia tutte le aule sono state progressivamente sanificate, progressivamente igienizzate. Ma tutto questo ancora non basta, infatti la scuola, che rimane sospesa per attività didattica, è aperta ed è un presidio civile alla guardia di cui stanno due bidelli e alcuni docenti che si sono offerti come punto di riferimento in questo momento storico così difficile per poter procedere e poter far andare avanti le lezioni. Ho fatto la scelta in questi giorni di continuare, quindi dare la mia disponibilità per continuare a venire a scuola, a venire in questa scuola per un semplice motivo, perché desidero veramente portare la vicinanza che non è mia, ma è la vicinanza della Chiesa, la vicinanza di Dio. In questo momento di silenzio, in questo momento di aridità, in questo momento di deserto, credo che sia importantissimo che ci siano delle figure capaci di far sentire alla gente una vicinanza, capaci di far sentire alla gente che tutto andrà bene, ma non perché non cambierà nulla, anzi, cambieranno un sacco di cose, ma perché c'è qualcuno che continua a tutelare questo bene. E allora ha senso prendersi cura di questi posti, perché un giorno ritorneremo, saranno pieni di vita, pieni di quella promessa che porta l'incontro con i ragazzi, che porta l'incontro con i giovani. In questi giorni qui stiamo lottando per qualcosa di più grande, che è veramente la pace, che è veramente il bene, che è veramente l'unità di cui tutti abbiamo bisogno per poter andare avanti in questi giorni difficili. E grande preoccupazione tra i floricoltori liguri che tra ritardi, disdette degli ordini e blocchi al confine hanno visto rallentare, se non addirittura stoppare al 100%, le vendite di fiori, piante aromatiche e in vaso. Colpito duramente uno dei settori più belli e amati del Made in Liguria, commenta Col Diretti Liguria. Questo è infatti il periodo dell'anno dove si concentra circa l'80% della produzione e dove inizia la stagione dell'export, ma è tutto fermo, niente fiori per le feste, per le lauree, per i matrimoni, i mercati, cimiteri. Il rischio, conclude Col Diretti, è che venga messa a repentaglio l'intera filiera legata ai fiori e alle piante.
Il Papa adesso, Signore, sia vicino e dia forza alle nostre nonne e ai nostri nonni. Con questa preghiera Papa Francesco ha aperto la celebrazione eucaristica della messa da Casa Santa Marta. Il Santo Padre ha quindi invitato a saper perdonare sempre e con il cuore. È un cuore che guarda tutti, quello del Papa, ogni giorno a qualcuno in modo particolare. Nella messa, presieduta a Casa Santa Marta, Francesco ha rivolto il suo pensiero agli anziani, che sono i soggetti più a rischio di questa epidemia, e al tempo stesso coloro che vivono con maggiore solitudine e fragilità il tempo delle restrizioni a causa del coronavirus. Loro ci hanno dato la saggezza, la vita, la storia. Anche noi siamo vicini a loro. Con la preghiera. L'omelia del Santo Padre è stata ispirata al Vangelo e al tema del perdono che porta Pietro a chiedere a Gesù quante volte sia lecito perdonare gli altri. Non è facile, ha rimarcato Francesco, ricordando che vi sia gente che vive condannando gente, ma ciò che Dio desidera, afferma, è essere magnanimi e perdonare di cuore. Quando Dio ci perdona, dimentica tutto il male che abbiamo fatto. Qualcuno diceva è la malattia di Dio, non ha memoria. È capace di perdere la memoria in questi casi. Dio perde la memoria delle storie brutte di tanti peccatori, dei nostri peccati. Ci perdona e va avanti. Ma ci chiede soltanto fa lo stesso. Il Papa ha messo in guardia dalle insidie del maligno che istiga a vivere attaccati alla logica del giudizio, mentre è proprio il perdono la condizione per entrare in cielo. Da qui l'invito a non essere superbi e ad essere magnanimi nel perdono. Almeno perdonare per interesse. Come mai? Sì, perdonare perché se io non perdono non sarò perdonato, almeno questo. Ma sempre il perdono. Savona, una delle province liguri coinvolte sin da subito nell'emergenza coronavirus, si appresta a vivere la festa della patrona Maria, Madre della Misericordia, in un modo inusuale. Domani mattina alle 9.30 il Vescovo, Monsignor Geromarino, salirà al Santuario Mariano e celebrerà nella cripta dell'Apparizione la Santa Messa in solitudine, un gesto di riaffidamento della città in questo periodo di difficoltà per chiedere a Maria la grazia di vivere l'epidemia di vincere l'epidemia del virus. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 9.30, dunque, ma sentiamo il Vescovo Marino. Maria Madre di Misericordia è patrona della città e della diocesi di Savona. È la festa del 18 marzo a Savona, è un giorno davvero molto bello. Gli altri anni la città si alzava all'alba e camminava per diversi chilometri e saliva al santuario e poi l'Eucaristia. Ecco, quest'anno la festa sarà celebrata in solitudine dal Vescovo e sarà una festa ridotta all'essenziale, appunto alla celebrazione dell'Eucaristia. Avrò la grazia di celebrare in cripta, cioè nel luogo dell'Apparizione. Nel 1536 Maria appare al Beato Antonio Botta in un momento difficilissimo per la città di Savona. Si usciva da un lungo conflitto con i genovesi, una guerra, c'era il rischio della vendetta e della violenza. Maria dice ai savonesi, voglio misericordia e non giustizia. Allora noi saliremo, celebrando il 18 marzo quest'anno l'Eucaristia, invocando da Dio per l'intercessione di Maria misericordia. Misericordia per i malati, per gli operatori sanitari, misericordia per Savona, ma per il mondo. Davvero vogliamo chiedere a Maria che ci faccia la grazia che questo virus, che questo male vengano sconfitti. Che ritorni la gioia di poterci incontrare, di poterci abbracciare, di riprendere una vita, come dire, fraterna, gioiosa, però anche dopo aver imparato dalla vicenda del virus, imparato a scegliere l'essenziale invece quello che è secondario. Ed è bello che questa messa possa essere trasmessa anche da Telepace, in modo che anche le chiese sorelle della Liguria possano in qualche modo essere vicine alla diocesi di Savona in questo che per noi appunto dal punto di vista della vita diocesana è il giorno più importante dell'anno perché è la nostra patrona e la nostra festa. E anche quest'anno desidero che sia festa, festa anche per i malati e per chi li sta accudendo, curando.
La comunità di Santa Sabina di Trigoso si affida invece a San Gottardo, molto devoti a questa figura. I parrocchiani si rivolgono a lui in questo frangente di difficoltà per tutta la comunità diocesana, invitando alla preghiera. La statua viene portata in processione ogni 25 anni, ma data la particolarità del momento è stata esposta in questi giorni proprio per la preghiera. Sentiamo il parroco, Don Enzo Fresina. La sua devozione in questa comunità risale almeno a 600 anni veramente certificata. Questo santo è venerato con grande devozione dal popolo di Trigoso, che appunto ogni anno celebra la festa la prima domenica di maggio, e la processione avviene ogni 25 anni. Però, come in passato, quando c'è stato il bisogno, il pericolo, come durante la guerra, è stato esposto e anche fatto la processione. Abbiamo pensato anche noi di esporlo in questa circostanza del morbo del coronavirus. Non si può fare la processione, come sappiamo bene, però l'abbiamo esposto in chiesa perché la gente possa venire a dire una preghiera nell'orario stabilito. E noi abbiamo fiducia, come cantiamo nel canto, che nel suo nome fuggono il morbo e il dolore, e appunto questo popolo di Trigoso ha fiducia nel santo protettore, che è sempre stato invocato nei pericoli, soprattutto di protezione, che protegga la nostra comunità parrocchiale di Santa Sabina Trigoso, ma anche tutta la comunità diocesana nostra, col vescovo, i sacerdoti, i fedeli, e possiamo superare questo momento e invocando la protezione di questo santo che è passato qui nell'anno 1000 nelle nostre terre evangelizzando, passi ancora non soltanto per evangelizzare ma per salvarci da questo morbo che tiene le persone nell'ansia e nella paura. E la chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 17.30. Si può venire a dire una preghiera. La domenica dalle 9.30 alle 11.00. In chiusura una notizia di politica amministrativa che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Sono in arrivo anche nel Tiguglio alcuni fondi regionali per interventi sul territorio dell'entroterra per il ripristino di infrastrutture danneggiate da eventi alluvionali. 76.000 euro sono stati destinati a Favale di Malvaro per la messa in sicurezza della strada comunale Carrabile di Montegrifo. 57.600 euro andranno a Castiglione Chiavarese per la sistemazione e la messa in sicurezza di strade comunali di collegamento con la frazione di Casareggio, 24.000 euro a Varese Ligure. Qui le risorse saranno utilizzate per il ripristino del cedimento della sede stradale della strada Valletti, confine comunale e passo del Biscia. Si conclude così questa edizione di Tiguglio Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7.30 con il nostro TG Rassegna Stampa. Continua sul nostro sito, abbiamo visto, teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.